Presentata questa mattina all'Aquila l'opera Una fontana per Melbourne, una riproduzione delle celebri cannelle aquilane in scala, per ricordare il forte legame, simbolico ma anche concreto, tra l'Abruzzo e la comunità italo-australiana. Come possiamo vedere, nasce dalla roccia, quindi per far vedere la forza della donna, forte e gentile della donna abruzzese. Poi possiamo notare che con la mano sinistra mantiene la classica conca di rame dove fuoriesce l'acqua che va nella vasca. Con la mano destra, diciamo, mantiene un canovaccio che veniva usato per mettere sopra il capo della donna per portare la conca in equilibrio. Questo è stato veramente uno dei primi lavori coordinato tra enti pubblici, nel senso tra Ente Regione e Accademia Belle Arti dell'Aquila. Quindi insomma ci tengo a rafforzare questo rapporto, che è veramente stato unico insomma in tutta la regione. Insomma, non è mai successo insomma una sinergia così forte tra istituzioni. E la fontana si è 17 metri per 5, si estende insomma su una piazza che rappresenta Casa Abruzzo appunto a Melbourne. E ecco, insomma, ci tenevo solamente a ringraziare i ragazzi che hanno fatto un lavoro straordinario in questi mesi. Ad ospitare l'opera, realizzata dalle maestranze dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, sarà la struttura di Epping, uno degli storici punti di riferimento per la comunità italo-australiana di Melbourne. L'idea è nata dai soci del club ed è arrivata sul tavolo del Consiglio regionale abruzzese, che ha approvato all'unanimità lo stanziamento dei fondi. Beh, un legame innanzitutto indissolubile delle radici che legano ancora la nostra terra ai nostri concittadini che vivono nella terra più lontana dall'Abruzzo, perché l'Australia, considerate che negli anni 50 ci volevano 40 giorni di navigazione per raggiungerla, oggi ci vogliono 24 ore di volo, e invece tener vivo questo legame, questa rappresentatività attraverso l'arte è proprio un modo per dire: noi non vi abbiamo dimenticato. E viceversa, loro si sentono ancora parte integrante di un sistema che è Casa Abruzzo, diciamo l'Abruzzo. Tra l'altro il club dove andrà questa scultura si chiama Casa Abruzzo Melbourne, conta più di 3.000 soci di origine abruzzese. In qualche modo diventerà anche un centro di attrattivo per la città di Melbourne, perché monumenti così non ce ne sono. Realizzare un'opera che poi rappresenta tutto l'Abruzzo, perché questa statua è una donna che nasce dalla pietra, quindi un simbolo forte d'Abruzzo. Poi ci sono i quattro mascheroni, diciamo, delle 99 cannelle che rappresentano di per sé le quattro province, e noi non vogliamo disperdere questo patrimonio delle radici. Un fatto simbolico straordinario che ci hanno dato l'opportunità il Consiglio regionale d'Abruzzo e la Casa di Melbourne, che raccoglie migliaia di abruzzesi, di aquilani, di tutte le province. Ci hanno commissionato questa fontana. È stata una grande sfida, ma soprattutto una grande occasione per dimostrare quanto è grande la qualità, la possibilità, la creatività degli abruzzesi per gli abruzzesi.